Buonasera e ben ritrovati alle news di TG Cosmos. Iniziamo subito stasera con la cronaca in primo piano. I carabinieri denunciano tre persone per ricettazione. A Sassano e Caggiano denunciate altre tre per atti predatori. Antonella Citro. Nella serata di ieri, i militari della compagnia di Sala Consilina, guidata da Emanuele Corda, hanno definito in stato di libertà tre persone alla procura della Repubblica del Tribunale di Lago Negro per i reati di ricettazione ed incauto acquisto di telefoni cellulari. Al termine di perquisizione domiciliare e specifici accertamenti, sono stati infatti rinvenuti due cellulari smartphone oggetto di furto nei giorni passati. Nel corso dei controlli tesi a reprimere la commissione di atti predatori, poi, sono stati invece proposti alla questura di Salerno tre persone originarie dell'Interland napoletano per la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Uno è stato controllato a Sassano, mentre gli altri due di origine rumena a Caggiano. In entrambi i casi gli uomini si trovavano nei pressi di abitazioni isolate e non hanno addotto giustificati motivi del gesto alle forze dell'ordine. A Sala Consilina, blitz dei NAS nelle cucine della mensa scolastica. L'amministrazione comunale può stare tranquilla, tutto rientra nelle leggi vigenti. Il servizio. Il centro cottura comunale per la preparazione dei cibi destinati alle scuole lavora nel pieno rispetto della normativa igienico-sanitaria e utilizza cibi di qualità. E quanto emerso nei giorni scorsi in seguito all'ispezione effettuata dai carabinieri del NAS nella struttura di via San Rocco e presso la scuola primaria Cappuccini, ubicata in via Pastinelle di Sala Consilina. I militari hanno effettuato l'attività di controllo nell'ambito dell'indagine attivata dalla Procura della Repubblica di Lago Negro e coordinata dal sostituto procuratore Carlo Rinaldi. Dagli accertamenti effettuati non è emersa alcuna anomalia, tanto che non è stato preso alcun provvedimento sanzionatorio. Le indagini sono partite probabilmente da un esposto fatto da un privato cittadino. La prima verifica è stata effettuata presso la scuola primaria Cappuccini, dove i carabinieri hanno verificato che vi è soltanto l'esistenza di un refettorio, che tra l'altro è stato ristrutturato di recente. La seconda fase di controlli avvenuti nella medesima giornata è stata effettuata invece all'interno del centro di cottura di via San Rocco, dove tra l'altro si trova anche l'asilo nido. Il centro di cottura è gestito dalla società Sistesi SRL di Bra, in provincia di Cuneo. I militari hanno avuto modo di constatare che i locali si presentano puliti, le condizioni igienico-sanitarie e strutturali rispettano gli standard previsti dalla legge. L'attività ispettiva dei NAS potrebbe dunque far scrivere la parola fine sulle polemiche che periodicamente negli ultimi 2 anni hanno riguardato la mensa scolastica, polemiche spesso innescate da genitori che avevano avanzato dubbi sulla qualità dei cibi preparati. Ancora cronaca, un ventenne di Monte San Giacomo è stato barbaramente aggredito nella tarda serata di ieri a Sanza da un gruppo di almeno tre ragazzi che lo hanno colpito più volte al viso con calci e pugni, provocandogli diversi traumi, alcuni dei quali particolarmente gravi. Subito dopo la violenta aggressione, il ragazzo rimasto a terra con il viso trasformato in una maschera di sangue è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. I sanitari, dopo aver medicato le ferite riportate, ne hanno disposto il ricovero e non si esclude nei prossimi giorni che si renda necessario un intervento chirurgico per la riduzione di una frattura al setto nasale. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei componenti del branco che ha massacrato il ventenne. Cambiamo pagina, parliamo del Tribunale di Sala Consilina. Ieri sera, in un clima infuocato, è stato costituito il Comitato Pro Referendum. Seguiamo il servizio. È stata un'assemblea decisamente infuocata, quella che si è consumata ieri sera all'aula consiliare di Sala Consilina. L'occasione per riunirsi era la costituzione del comitato pro referendum per il Tribunale Salise. Arrivato il sindaco Ferrari, sono iniziati i lavori che hanno visto da subito un chiaro attacco da parte dei cittadini più attivi in questa battaglia, per non aver avuto tra le mani una copia dello statuto del costituendo comitato. Per questo non abbiamo ancora firmato l'adesione, hanno tuonato. Fino a quel momento, infatti, sul tavolo della promotrice
e Katia Nola erano giunte solo 207 iscrizioni, a fonte dei moltissimi cittadini del Vallo di Diano che invece si dicono vicini e pronti a lottare per riavere il tribunale a Sala Consilina, considerato il trasferimento un grosso torto subito. Intervenuti poi altri cittadini per saperne di più, in un clima sempre più acceso e aspro, ha avuto la parola Angelo Paladino. Non replichiamo lo stesso errore del passato, quando in molti hanno pensato che la soppressione del tribunale salese fosse ad appannaggio esclusivo degli avvocati e la gente si è tirata indietro, ha detto. Questa spaccatura e questa mancanza di appoggio popolare ha danneggiato la nostra causa comune, con tante iniziative improvvide e inappropriate. Non possiamo costituire un comitato escludendo i cittadini che allo Stato non hanno alcun interesse di bottega o di studio. Dobbiamo lottare insieme perché entro il 30 dicembre prossimo potrebbe esserci la pronuncia in merito al decreto correttivo a cui auspichiamo. Insomma, il comitato non dovrebbe essere fatto solo da avvocati e il pensiero comune, perché vedrebbe ancora più allontanarsi la gente comune e così si ripercorrerebbero gli stessi errori del passato. Intanto il TAR di Potenza ancora non si è pronunciato in merito al ricorso presentato dal Tribunale Salese e i tempi si fanno sempre più ristretti con tutte le scadenze del caso. Stiamo lavorando per far ritornare il Tribunale a Sala Consilina, chiarisce ancora una volta Gaetano Ferrari. È tempo che le polemiche del passato vengano gettate alle spalle e si combatta con tenacia e costanza e non si esclude un'azione congiunta con il Foro di Eboli anch'esso nelle stesse condizioni. Nello statuto del nascendo comitato non si escludono modifiche democratiche nella massima chiarezza e trasparenza. E in merito al comitato pro referendum è possibile iscriversi fino a domani ore 12:30 previa compilazione, sottoscrizione e consegna della scheda di adesione all'ufficio protocollo del comune di Sala Consilina ubicato in via Mezzacapo al secondo piano. L'assemblea dei soci del comitato si riunirà poi per le ore 20 presso la sala consiliare del comune per eleggere il consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 11 dello statuto. E sabato, nel corso della presentazione del libro Le Dolomiti di Napoli, dell'ex sindaco di Napoli e governatore della regione Campania Antonio Bassolino, abbiamo raccolto un suo commento inerente alla soppressione del Tribunale di Sala Consilina. Ascoltiamolo. Questa distanza politica che lei, di cui lei parlava, ha pesato secondo lei sulla soppressione del Tribunale di Sala Consilina? Che si è parlato che di un disinteresse da parte del governo della Regione. Che quindi ha riguardato diverse zone d'Italia. Non ne farei una diretta conseguenza perché sta dentro un provvedimento nazionale. Quello che mi sembra giusto dire è che verso la campagna interna debba esserci un'attenzione molto più grande di quella che non ci sia in questo momento e debba esserci dal punto di vista dei trasporti. I passi indietro sono numerosi, anche per quello che riguarda la linea ferroviaria e la linea che va verso la Calabria, diminuzioni di treni rispetto ad anni fa, quindi i trasporti, le infrastrutture, e per infrastrutture io intendo su ferro, su strada, via mare, perché invece ridurre la lontananza geografica è la prima cosa che bisogna fare, e poi a maggior ragione bisogna ridurre la lontananza politica che rischia di essere più grande ancora. Passiamo alla provincia di Salerno. Nel settore trasporti l'assessore Cuozzo dice: la provincia garantisce il pagamento degli stipendi e delle tredicesime ai dipendenti delle aziende di trasporto. Seguiamo il servizio di Antonella Citro. Nonostante il governo centrale continui a massacrare le province, la provincia di Salerno punta sul trasporto pubblico locale e sopperisce alle carenze di risorse dando la possibilità agli operatori del settore di garantire un Natale dignitoso ai lavoratori e una continuità nell'erogazione dei servizi. Così l'assessore provinciale ai trasporti Michele Cuozzo, a seguito della delibera di giunta relativa all'autorizzazione in termini di cassa dell'anticipazione dei pagamenti in favore di tutte le aziende private in contatto con l'ente per i servizi di trasporto pubblico locale effettuati nel mese di settembre 2013. Con la delibera di giunta abbiamo anticipato con fondi dell'ente le risorse per il pagamento dei servizi effettuati dalle aziende di trasporto nel salernitano. In un momento di crisi, continua Cuozzo, la politica deve dare una
risposta tangibile alle necessità del territorio e la provincia si è caricata di un onere economico che non le competeva, un sacrificio dovuto perché la risoluzione dei problemi economici dei lavoratori del comparto, unitamente all'efficienza dei servizi, sono la ragione dell'impegno di questa amministrazione provinciale. Per la pagina degli eventi, all'Istituto Pomponio-Leto di Teggiano si è tenuta la seconda edizione Sì ballo, no sballo, il servizio. Si è tenuta ieri mattina presso l'Istituto di Istruzione Superiore Pomponio-Leto di Teggiano la seconda edizione di Sì ballo, no sballo. L'evento che si inserisce all'interno del progetto Incontro Spazio Ascolto è stato promosso dalla Banca Montepruno con la collaborazione della dottoressa Claudia Colombo, mental trainer ed istruttrice di fitness. Scopo dell'iniziativa è stato quello di offrire ai giovani un'occasione di formazione e di crescita, ma anche un lavoro educativo finalizzato a promuovere il benessere giovanile ed a contrastare l'abuso di alcol. La seconda edizione di Sì ballo, no sballo si è aperta con i saluti del dirigente scolastico Rocco Colombo, a cui sono seguiti gli interventi di Cono Federico, presidente dell'associazione Montepruno Giovani, Jennifer Saia e Maria Grazia Esposito, rispettivamente delle palestre Salus di Teggiano e Life Gym di Sala Consilina, unitamente ai professori di scienze motorie del Pomponio-Leto, Ugo Desiderio, Paola Pignataro e Antonella Morena. Ha coordinato i lavori la professoressa Paola Testaferrata. Hanno reso ancora più ricca e prestigiosa la mattinata gli ospiti d'eccezione, Gabriele Manzo, proveniente dalla scuola Amici di Maria De Filippi, cantante e ballerino dei 4-1, e Massimiliano Sabato, personal trainer fitness coach presso Nababa International Hip Hop Dance Instruction presso Ike Movin e direttore artistico presso Enjoyness. La sfida proposta ai giovani da Gabriele e Massimiliano è semplice e può apparire persino banale, ma in realtà si rivela assai ardua. Essere normali con le proprie specificità, i propri limiti e le proprie potenzialità, fuori dalla finzione, dagli pseudo piaceri artificiali, senza omologarsi alle abitudini, ai vizi e agli eccessi. Niente alcol né droghe, dunque, no allo sballo, ma sì al ballo. L'iniziativa che ha visto esibirsi in balli sia gli alunni del Pomponio-Leto che i gruppi delle palestre invitate si è conclusa con le lezioni di pop, house e aerobica. E in occasione della manifestazione abbiamo ascoltato ai nostri microfoni il dirigente scolastico Rocco Colombo e i due ballerini Gabriele Manzo e Massimiliano Sabato. È una iniziativa tesa a dare dei messaggi chiari, forti, decisi ai ragazzi. I ragazzi devono divertire, i ragazzi devono giocare, i ragazzi non devono farsi del male. Ecco, questa iniziativa tende proprio a dare questo tipo di messaggio. Se questo è stato reso possibile, lo dobbiamo a tutti i docenti, soprattutto i docenti di scienze motorie, ma anche a tutti gli altri docenti che hanno partecipato e promosso questa iniziativa, ma soprattutto alla Banca Montepruno, all'Associazione Montepruno Giovani, diretta dal dottor Cono Federico, che ha sponsorizzato, che ha voluto fortemente questa manifestazione. È una scuola questa che cerca di intercettare davvero quelle che sono le esigenze dei giovani. Noi ci proviamo e vedere quello che sono stati capaci di mettere in campo questa mattina è veramente bellissimo. Veramente mi sento onorato di essere dirigente scolastico di una scuola così importante e così all'avanguardia, soprattutto così giovane. Sono in compagnia dei due ballerini Gabriele Manzo e Massimiliano Sabato. Gabriele Manzo, proveniente dalla scuola di Amici, con un curriculum di tutto rispetto, ballerino e cantante dei 4-1. L'importanza di queste iniziative? Allora, io penso che questa manifestazione sia davvero importante perché riesce a far capire realmente ai giovani quanto sia importante lo sport e quanto sia importante non fare altro. Ricordatevi, drogatevi di musica, drogatevi di sport, ma soprattutto drogatevi di la cosa principale, l'adrenalina, e l'adrenalina lo potete trovare con queste cose. Massimiliano Sabato. Allora, è importantissimo questo, diciamo, momento di socializzazione. Ai miei tempi non c'era e sono felicissimo di poter diffondere questo tipo di cultura, questo tipo di movimento, questo tipo di socialità giovanile che ormai si sta perdendo e si, diciamo, si mantiene tutta dietro lo schermo. A Sala Consilina il prossimo 19 dicembre alle ore 18 presso l'Aula Magna delle scuole elementari di Sala Consilina si terrà la presentazione del progetto preliminare del piano urbanistico comunale.
Giovedì 19 dicembre alle 18 si terrà il primo incontro di presentazione del nuovo piano urbanistico comunale PUC. Nel corso dell'appuntamento in programma presso l'Aula Magna delle scuole elementari di Via Matteotti a Sala Consilina, si discuterà in merito ai primi studi prodotti dall'ufficio di piano comunale. I cittadini potranno intervenire per proporre proprie idee al fine di implementare quanto già inserito in fase preliminare di stesura del PUC. Ai lavori moderati da Pasquale Lapadula sono previsti gli interventi di Gaetano Ferrari, sindaco di Sala Consilina, Giuseppe Vericelli, assessore all'urbanistica del comune di Sala Consilina, che presenterà il documento programmatico di indirizzo alla redazione del PUC di Sala Consilina, Raffaele Accetta, presidente della comunità montana, che illustrerà il ruolo dell'ente da lui presieduto nel supporto ai processi decisionali attraverso lo sviluppo di strumenti operativi di governante utili per la messa a sistema di metodologie ed organizzazione, nonché il ruolo della creazione di strumenti per la definizione di una politica di sviluppo urbano. Michele Rienzo, responsabile dell'Agenzia di Innovazione e Ricerca Territoriale Comunità Montana Vallo di Diano, che presenterà gli studi e progetti per una pianificazione urbanistica dell'area vasta Vallo di Diano. Attilio De Nigris, coordinatore dell'Ufficio Unico di Piano, che presenterà i lavori preliminari sul nuovo PUC della città di Sala Consilina. Le conclusioni infine saranno affidate all'avvocato Marcello Feola, già assessore all'urbanistica della provincia di Salerno, che ha approvato il PTCP vigente e presidente dell'organismo di piano permanente PTCP. E per questa sera è tutto, questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito, i numeri 0975 20 68 28, le vostre email invece info@cosmostv.it, potrete seguire sempre 24 ore su 24 la nostra programmazione su internet all'indirizzo www.cosmostv.it. Per voi l'informazione locale ritornerà domani alle ore 14, non mancate, buonasera a tutti.